Ciao, io sono Ed China e questa è la gamma di trinciatrici leggere prodotte dalla Delex. Qui abbiamo la Volpe, trincia argini, che viene fornita già col doppio spostamento idraulico. Qui invece abbiamo la trinciatrice Lince, con l'attacco che permette lo spostamento laterale. E qui nel mezzo abbiamo l'Ape, la più leggera, ma davvero molto sorprendente. Ma adesso andiamo nel dettaglio. La serie Lince è disponibile in quattro larghezze, 1 metro, 1,20 m, 1,40 m e 1,65 m. Ma andiamo in officina e guardiamola più da vicino. C'è una serie di caratteristiche degne di nota. Prima di tutto, l'intero corpo tranciante è realizzato in acciaio svedese, molto resistente e di altissima qualità. Per quanto riguarda la lubrificazione, sia l'olio ingranaggi nella scatola che il grasso utilizzato per l'intero corpo assemblato sono di marca Shell, altissima qualità per una macchina che durerà più a lungo. Ora, ci sono due modi di attaccare questa trincia al tuo trattore. C'è una versione base con attacco fisso, che costa un po' meno, e c'è questa versione con spostamento laterale regolabile. Il movimento è di 25 centimetri da sinistra a destra e ci sono 3 fori per parte, così lo spostamento avrà 6 posizioni tra cui scegliere. Un'altra caratteristica interessante è che tutte le viti che tengono insieme la macchina sono della stessa dimensione. Ti serviranno quindi pochi attrezzi, in particolare solo un paio di chiavi per le regolazioni e la manutenzione. Ci sono da svitare solo 2 viti M10 con testa da 15 mm. Con il carter rimosso possiamo arrivare agli altri bulloni da svitare. Qui ce ne sono altri 4, sempre da 15. Vanno allentati anche i 4 bulloni qui al lato, sono quelli che sorreggono il moltiplicatore collegato alla testata trinciante. Qui le viti in realtà sono del 19, come il bullone sotto il tenditore. Ecco, allora, allento i 4 bulloni. Quindi, per allentare le cinghie, devi avvitare questa vite M12, o del 19 qui sotto. Mentre per tirarle si fa il contrario, molto semplice. La tensione da ottenere, con 5 kg di forza, ti deve dare circa 1 cm di flessione. Ecco fatto. Un'altra caratteristica utile, vedi qui i fori coi tappini di plastica? Questo perché i corpi trincianti della Volpe e della Lince sono gli stessi. Ecco, in questo modo, coi fori già lì, puoi passare da una all'altra. Passando all'area di taglio, ci sono molte caratteristiche da descrivere. La prima è sicuramente il rotore stesso. Ora, immaginate che questo gira a 2000 giri al minuto, quindi le vibrazioni o lo sbilanciamento potrebbero essere un grosso problema. Delex usa un tubo di altissima qualità delle acciaierie Arvedi di Cremona, una perfetta linearità, che quindi non ha bisogno di molto lavoro extra per bilanciarlo. Infatti, anche qui, con un bilanciamento eseguito elettronicamente, è davvero perfetto. Se lo giro, potete vedere questo pesino, che è tutto ciò che serve per bilanciare l'intero albero. Veniamo alle mazze montate sul rotore. Sono mazze in acciaio forgiato, c'è molta inerzia e sono disegnate per entrare nell'erba o nella ramaglia e polverizzare per davvero. Un'altra caratteristica che è più difficile da notare è proprio qui, nella parte superiore della cassa. Come si può vedere, c'è una piccola nervatura. Questa nervatura cambia l'aerodinamica interna completamente e quello che fa è provocare un vortice o dei vortici che fa sì che l'erba venga sbattuta ancora e ancora. In questo modo le mazze possono
tagliarla più volte e polverizzarla. Il trinciato che ne esce è perfetto per nutrire il prato e si deposita in maniera molto più uniforme quando viene espulso da dietro. Vedi, le mazze del rotore sono molto vicine al rullo, che lo tengono pulito. E un rullo pulito significa ottenere belle linee ordinate senza accumuli d'erba sul tuo prato. In conclusione, i tanti particolari esaminati rendono questa trincia un prodotto di altissima qualità.